pronto per la settima edizione del Campania Eco Festival, che unisce arte, musica ed ambiente. Tanti gli appuntamenti in cantiere, quelli conclusivi sono fissati per il 10 giugno all'interno dell'isola ecologica di Fosso Imperatore a Nocera Inferiore. Come sempre il Campania Eco Festival, mi permetto di dire, è il primo festival che si realizza in un'isola ecologica, è stato il primo festival, poi sono nate altre start-up anche patrocinate da noi, ma questa idea che ci venne 8 anni fa, insomma, ha avuto un certo successo perché riusciamo a portare persone all'isola ecologica grazie ad una grande offerta di line-up artistica. Quest'anno, ricordo, ci saranno i Foglia e gli Alma Megretta, in un contesto dove le persone si troveranno immerse in una onda informativa su come fare bene nella raccolta differenziata. A presentare la settima edizione della manifestazione quest'anno la giornalista de Il Mattino e ospite fissa del programma Tiki Taka in onda sui canali Mediaset, Anna Trieste. Questo è veramente, secondo me, una delle eccellenze, diciamo, della nostra regione, che deve essere esportata, perché comunque, come ho detto appunto prima, citando appunto Faber, dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fior, dalla raccolta differenziata nascono i festival, nasce la musica, e quindi questo tipo, diciamo, di meccanismo assolutamente virtuoso e va esportato. Fatelo in tutta Italia, prendete esempio. Tu ti occupi di tantissime altre cose, no? Anche di politica, di ambiente. Insomma, qual è il messaggio che vuoi lanciare? È sempre difficile farlo, no? Anche ai ragazzi del nostro territorio, di una donna che comunque è riuscita a farsi spazio in un mondo difficile come quello del giornalismo ed arrivare anche a livello nazionale ed oltre. Beh, secondo me diciamo, il messaggio che posso lanciare è uno ed è molto forte, cioè fate quello che volete, però cercate di farlo restando nella vostra terra, che è un po' quello che ho cercato di fare io, cioè riuscire appunto a farmi sentire fuori dalla Campania, però restando con i piedi appunto qua in Campania, nel mio caso appunto a Napoli. Quindi se non ci riuscite e volete andare via, va bene uguale, però provateci prima qui, perché magari è un po' più difficile, però dà più soddisfazione. Lanciare l'invito a venire qui a Nocera Inferiore a seguire anche questi concerti così, insomma, attesi. Assolutamente, a parte perché Nocera merita di essere visitata come tutte le città campane, perché noi stessi campani spesso non sappiamo cosa c'è a 3 chilometri da casa nostra, ma poi il concerto con gli Alma, Megretta e Foia, io penso che voi, insomma, non so, dovete venire, ma dovete pure fare presto, perché comunque a finire che c'è tanta gente è riuscita ad entrare. Quindi venite tutti a Campania Eco Festival, vengo pure io, quindi.